quindi dov'è regola? Amor, ma io ho detto, ma dirvi tu, è un'ora che parlo, te capito, sono stanchiata qua. Cioè, ma veramente, ma mi sta prendendo per il culo cosa? Cosa ne pensate del fatto che ancora tutt'oggi, almeno, che sia una cosa che secondo me non ha alcun senso. Cioè, allora, te la farcisco un po' la domanda. Allora, nel powerlifting si enfatizza tantissimo la tecnica. Quindi, un'alzata deve essere super efficiente, si sta lì a guardare l'angolo dell'anca, la velocità, la partenza, la buca. E ancora nel 2023 non mi distinguono una gara sumo regolare. Cioè, loro stanno a guardare. Dici che sarebbe da differenziare? Marco Dio, sono due esercizi diversi. È vero, vero. Sono due esercizi completamente diversi. Tanto che uno è nel bodybuilding è più usato per la schiena, uno più per le gambe. Ma quindi come la tua proposta quale sarebbe? Di fare due gare diverse? Allora, no, categorie. Ma è già stato fatto in Italia, dalla Strongman in Italia però. L'ha fatto il mio amico Gigi, per la prima volta in Italia, quando, che oltretutto ha fatto anche il record, io non neanche ricordavo che c'avevo il record, 360 kg giù a... dove cazzo l'abbiamo fatta? Eravamo nelle Marche. Nelle Marche. Lui ha fatto categoria sumo e categoria regular. Però vi dirò, secondo me in realtà ci sta a tenerlo nella stessa gara. Ma anche secondo me. Ma porco Dio, però ragazzi. E cioè, lo stacco voi... e tu trovi il modo a che ti garba di più e staccarlo. Ho capito, però non è la stessa cosa. Cioè nel senso che tu, per l'amor di... non è... Allora, mettiamo che... Allora, secondo me, il sumo ti regala qualche chilo in più. Poi non è detto, non è al 100% dei casi, guai, non mangiatemi... è molto più tecnico, quindi più difficile, ci siamo, ok. La leva è favorevole, nel senso, se tu ti metti giù a fare un qualsiasi, tu prendi una persona che entra in palestra, lo metti davanti al bilanciere e gli dici tirami su, gli metti, sumo fa di più. No, lui istintivamente gli dici tira su il bilanciere, lo fa sumo, lo fa sumo, capito? Ah, sì. Istintivamente? Quando tu ti metti a fare uno stacco regular e se tu ti metti al bilanciere sumo e poi metti dentro le gambe, lo capisci che cambia la leva, che diventa più difficile, lo senti. Vabbè, che chiaro, più però cioè, se tu gli chiedi a qualcuno di sollevare qualcosa da terra, cioè così senza dirgli di fare lo stacco sumo, tecnico. E qua entra quello che volevo dire io. Sumo, no. L'angolo di spinta è un angolo veramente del cazzo che è estremamente difficile mantenere, certo, a carico alto. L'ho detto. Hai detto esattamente questo. Tale, per questo motivo c'è gente che è molto più forte sumo e che al contrario è molto più forte in regular. Se la metti a far sumo non ti fa gli stessi chili regular. E anche il contrario, quindi secondo me ha senso mantenere nella stessa gara. È come dire. Perché comunque uno sa con cosa è più forte e va in gara con quello. E c'è tanta gente che è più forte regular rispetto che sumo e non si mette nemmeno ad allenare sumo, sì, perché sarebbe troppo dispendioso. Aspetta un attimo, ma togli, non metterla sul uno ti dà più chili di quell'altro, mettila su, sono le due stesse cose, sono uguali le cose, sono uno stacco, sono da giudicabili uguali, cioè se io vado a vedere una gara è come per dire vado a vedere una gara di nuoto, vabbè, ma se fai il rano, se fai stile libero è sempre nuoto. Ma non ti è faccio sempre un'altra nuoto. Domanda. Cioè, allora, nel bodybuilding, quando si fa la pressa stretta, si fa la pressa larga, si alzano i talloni, si fa... perché? Perché ogni cosa che cambi minimamente va a lavorare in un punto diverso. Sì, mi volete venire a dire che il sumo è regola? Ma che cambia è ovvio. Però la mia idea, ti spiego la mia idea, secondo me uno, perché la gara non giudica l'esercizio, però loro dicono bisogna staccare un peso da terra, chi stacca il peso più alto vince. Vabbè, però e uno trova il modo migliore per staccarlo, seguendo i parametri. Detta così non ti convince, no, perché? Anche perché se no detta così allora io uso le fasce e lui no, allora seguendo le regole, secondo i parametri, okay. Come sulla panca, no? Sulla panca, scusami, uno deve fare la distensione, okay, secondo il parametro del toccare, ok, la stance posso variarla, basta che lo tiro su, la variabile è quella, ok, sì, ma ripeto, cioè facciamola un po' più tecnica come voleva dire Luca. Sono due esercizi diversi, certo, tant'è che io quando ti scrivo una scheda ti dico allena lo stacco sumo oggi e allena lo stacco regular un altro giorno, quindi sì, sono due esercizi diversi perché gli angoli sono di spinta sono proprio diversi, però non ha senso dividerli in due competizioni diverse perché comunque c'è un'estrema competitività e l'esercizio è talmente tanto performante
entrambi sono performanti, che non ha senso dividerli perché sono performanti alla stessa maniera. Ma è una cagata, perché scusa, ma che ragionamento è? Io no, allora non hai capito la domanda. Allora non hai capito la domanda. Perché la mia domanda è, questo, se io voglio, io vado a vedere, ti faccio un esempio, ti ho fatto l'esempio prima, se vado a vedere una gara di nuoto, tutti quelli che fanno stile libero vengono giudicati a stile libero, performanti, non performanti, quel cazzo è, perché fanno la stessa cosa. Se tu fai due esercizi diversi, se tu fai due cose diverse, non puoi metterli nella stessa categoria, punto, perché non fa la stessa cosa. Poi ci saranno dietro motivi che... Però se nella gara di nuoto ti dicono l'obiettivo è chi arriva prima, ognuno trova la soluzione che vuole per arrivare prima. No, un po' come nello stacco da terra, chi alza di più vince. Sì, ok, trovi la soluzione, ma ti danno lo stile libero, ti danno la rana, ti danno la farfalla, ti danno il regular, ti danno il sumo. Il regular si fa con il regular e il sumo si fa con il sumo. Anche perché io posso essere fortissimo a fare regular e essere una sega a fare sumo. Cioè, capito? Allora a sto punto, fai sempre sia regular che sumo nella gara, tutti fanno sia regular che sumo, eh sì, e allora vedi veramente chi è più forte fa stacco, capito? È vero o no? Io non sono convinta, neanche io, comunque il fatto, io dico sta, adesso io ti dico questa frase: regular e sumo sono due esercizi diversi, vero o non vero? Vero. Vabbè. E allora punto, finito il gioco. Ci frega, finito il gioco, cioè sono due cose diverse che sono messe che però hanno lo stesso fine, cioè staccare un peso da terra. Che cazzo vuol dire? Allora metti anche lo strongman con la, che cazzo no vuol dire? Vabbè, ma perché c'è un minimo di parametro. Uno stacco regular assomiglia molto di più a uno stacco strongman con le fasce che a un sumo, uno stacco regular da powerlifting, sì, se tu lo guardi, se tu lo fai, cioè se tu fai, ti dico, te lo faccio capire. Se tu ti alleni a fare lo stacco row da powerlifting, diventi forte anche a fare lo stacco strongman e più o meno anche viceversa. Se tu diventi forte a fare lo stacco regular, non diventi forte a fare lo stacco sumo. Perché allora? Poi sono messi insieme. Allora avrebbe più senso metterlo con lo strongman. Ok, tu dici che sono proprio così diversi come esercizi, eccetera, niente. Ok, ho capito forse di più la tua tesi. I muscoli non sono gli stessi, vengono coinvolti in maniera diversa. Però tu guardi, diverse, le sensazioni sono diverse. Però vedi, cambia secondo me il concetto mentale. Cioè, allora, se uno vede, tu vuoi sapere chi è più forte in un dato esercizio, allora ti do ragione. Se tu vuoi sapere chi è più forte a staccare, ad alzare un peso da terra con dei parametri, che non siano fascette e tutto, e allora do ragione alla tesi del va bene qualunque dei due. Cioè, dipende, se tu vuoi capire chi è più forte. La discriminante è chi solleva di più nello stacco da terra. Esatto, e sono entrambi stacchi, quindi stacchi ognuno sceglie la soluzione. Luca vorrebbe sapere, ho capito, lui vorrebbe sapere chi è più forte di sumo, perché effettivamente sono due esercizi diversi, quindi non saprai mai chi è più forte di sumo o di regular se li metti insieme. Ho capito la tesi. Ma quello che voglio dire io è, se sono uno stacchista sumo e vado a fare una gara di stacco sumo, io mi voglio battere con gente che fa stacco sumo. Cioè non mi può battere uno che fa stacco regular o viceversa. Io avevo sempre fatto regular. Ci sono tutti questi qua che fanno sumo, fanno dei pesi della Madonna. Io sono certo al 450%, perché quando vedi l'alzata che quei pesi lì, se facessero lo stesso movimento che faccio io, ne perdono 40. Vabbè, chiaro. È chiaro un cazzo, allora però vai a fare la gara. Ma loro ti direbbero, allora fai sumo anche tu. Certo, ok, no, va bene. Ma io non dico quello, però tu fai sumo con sumo e io faccio regular con regular. Capito? Questo io dico. Alleno sumo in gara, porto sumo, non mi fa né caldo né freddo che uno regular stacchi di più. Ma neanche a me, però così. Dico, secondo me, no, logisticamente. Logicamente non è giusto, non ha senso. Ma questa cosa non è che la penso solo io. Però perché l'enfasi è proprio sull'obiettivo. Cioè, le alzate al powerlifting sono tre. Sì, ma è una bella tematica. Ma allora, amore. E quindi io differenzio quelle tre lì. Allora è come se allora fai la panca 81 e la panca stretta, è la stessa cosa, se ci pensi. È la stessa identica cosa. Cosa ti metti a fare le due panche, le due categorie di panca? Chi fa presa? Ma certo, non ha senso, non ha senso. E invece lo stacco lo fanno, vedi che ha risposto te? No. E come no? E allora non ha senso farlo neanche nello stacco. E infatti non ha senso farlo nello stacco, l'hai detto te. Non ha senso dividerli. Io sto dicendo quello. Non ha senso dividerli, amore, perché non dividi il resto, non dividi le varie cose che puoi fare in panca con la presa, ma non dividi le varie cose che nessuno. Fai con lo squat. E invece quelli che hanno tantissimo arco, che per prenderla valida devono stringere la presa, ti dicono, però io devo fare panca stretta per prenderla valida. Allora ti giro la domanda, perché tanto tu difenderai sempre sta minchiata che stai facendo. Ma scusa, secondo te
non è logico che se io vado a fare una gara di una cosa vengo giudicato con gli altri che fanno la stessa cosa, perché se io vado a fare una gara di corsa a piedi nudi è giusto che gli altri la fanno con le scarpe e vengo giudicato uguale, cioè palesemente non fanno la stessa cosa. Però se loro ti dicono, ma se tu non fai la stessa cosa, ma se loro correre a piedi nudi ma non... batti lo stesso. Se loro ti dicono chi è che arriva prima alla... se loro ti dicono noi vogliamo sapere chi arriva prima, ce ne fotte se tu corri con le scarpe o senza, tu se le vuoi usare puoi usarle le scarpe, poi puoi scegliere di non usarle. Ma però allora lì cade tutto, perché allora lì entra il doping, entra le fasce, entra la barra, sì. Così, e loro mettono la limitanza solo su quello, danno la variabile loro, però, dove vogliono loro, però. Certo, e infatti, certo. E infatti le prossime regole che arriveranno, vedrai, cominceranno a chiudere la stessa dei piedi, daranno delle regole come hanno fatto sulla metratura, su quanto puoi tenere in là, metteranno un limite, cioè, se tu quando vedi certi che poi il limite in realtà c'è già, Jamal, perché Brownie, il piacere dello limite. Jamal Brownie, come cazzo si chiama, ha fatto 500 kg di stacco, tu guarda lui e guarda Eddie Hall quando ha fatto 500 kg di stacco e guarda la differenza, la leva, cioè Jamal Brown parte in piedi, distende le ginocchia, è finita. Eddie Hall ha dovuto fare, cioè non è paragonabile, ma neanche lontanamente, cioè Eddie pesa 220 kg, stava forse a 15 grammi di anabolizzanti, un mostro, alto 2 metri, e quell'altro 70 kg meno, pensi che solleva lo stesso peso? No, è la leva diversa. Ma certo, perché no, se Jamal Brown gli fai fare lo stacco regola, col cazzo che gli fa 500 kg e non puoi metterli insieme, punta, finita la storia. Lino, come rispondimi a sta cosa? Cioè tu puoi mettere, guarda Jamal Brown e guarda Eddie Hall o Afton quando ha fatto 501 kg. Rispondimi, secondo te sono paragonabili le due cose? Hai preso due estremi, prendi gli estremi. Sono due estremi, sono 2500 kg. Sono 2500 kg. Sono 2500 kg che non c'entrano un cazzo. Sono due estremi tecnici. Sì, ma perché ti portano la differenza all'estremo. Cioè una differenza che qua può sembrare piccola su noi che facciamo pesi piccoli. Se tu lo fai su un peso grosso si vede tantissimo. Capisci il ragionamento? È una cosa completamente diversa. E qua silenzio, zitti di tutto, non siete più una mosca. Perché la verità è questa, ma che siano è diversi, è vero, è verissimo. Non è sbagliato. Ma a quanto pare ancora non ha convinto tutti. No, ma noi non secondo contestiamo sull'esercizio. Cioè, noi siamo della tua idea su quello. Sai che cosa? Ma sulla gara. Allora, il powerlifting è molto conservativo. Cioè, sono, capito, prima di cambiare una regola. Guarda quanto ci hanno messo. Cioè, la panca esorcismo era scandalosa, eh? Cioè la gente faceva. Cioè c'erano le tipe che, figa, veramente facevano le preghiere al contrario, la sera prima arrivavano le indemoniate, si mettevano su questa panca, facevano così, facevano le preghiere al contrario. Inguardabile, non era una panca. Le preghiere al contrario. Se powerlifting è una gara di forza, non è una gara di stretch. Capito? Perché si deve vincere chi ha più arco, ma il discorso di chi deve vincere chi è più forte. Quanto allora, ci ha messo? Ha risposto alla mia domanda di prima adesso. Ci ha messo a far quella regola, alla fine l'ha fatta. Io ci tengo a sottolineare. Adesso piano piano cominceranno a chiudergli i piedi, piano piano, finché cominceranno a fare. Io secondo me fra 5, 6, 10 anni qualcuno per forza, il sumo sarà sumo e il regola sarà regola. Io ci tengo a precisare che prima quando parlavo appunto delle due, della panca poco rom, panca tanto rom, io non stavo prendendo l'estremo della panca da tanto rom così. E io di quella parlavo. Vabbè, panca tanto rom così, se ti trovi bene col set in quella maniera lì, perché è l'unica maniera in cui tu riesci a caricare lo schienale, stringi la presa e fai sicuramente più strada, diventa di riempire muscolarmente la panca. Meno strada, perché, dici? Meno strada. No. No, se tu fai già poca strada perché hai tantissimo arco e le braccia corte, dici, io ti farei strallenare. Ah, dici di allungarla. Strallenare per allungare il rom. Ah, ok. Sì, ma io parlavo appunto di chi la porta straestremizzata. C'è la scuola di pensiero che dicono: no, non è una vera panca perché non fai niente di rom. Non è una panca, non ti muovi di niente, fai a base alzi. Il rom non è fa panca, fa stretching. Esatto, però in gara io accetto che è valido perché, cioè, se uno segue i parametri, mo c'è il parametro dell'omero. Ora, va bene. Per fortuna ha messo il parametro dell'omero. Sì, esatto. Ma per fortuna, ma adesso dici così anche te, ma fino a prima erano tutti conservatori. Quando è uscita la regola, apriti cielo. Beh, ancora adesso c'è chi non è d'accordo. Apriti cielo perché subito, se tu ci nasci, che hai quella, vuol dire che tu sei più forte in panca perché tu riesci a fare l'arco, allora c'è il dono, è giusto che tu guadagni di più. Non è vero, cioè, se non sbaglio, Domingo non era d'accordo. Se non sbaglio, Domingo diceva questa cosa, io me lo ricordo. Lui diceva, lui era pro a questa cosa dell'arco. Era pro? Diceva che lui
diceva che se tu sei nato per fare la panca, hai questi archi, è giusto che tu sia premiato, capito? Ah, sì, perché era pro arco estremo. L'arco estremo. Però, e non era pro la regola, ma però. Fino non a che dopo regola. È arrivato quella ragazza che ha fatto quella panca che nessuno poteva vedere, che fa tic. E allora ci sono arrivati, perché vedi che quando dico estremizza la cosa, estremismo ti fa capire, ti allarga la differenza, no? Cioè tu dici no, beh, un po' più di arco non fa niente. Sì, ma se tu estremizzi te la panca. Realtà. Guarda, te l'ho detto, guarda Jamali, guarda Eddie Hall o un After. After e Eddie Hall sono dovuti diventare 220 kg, alti 2 metri, bestie che ti prendono la macchina con una mano, te la tirano su, una forza devastante. Jamal, per l'amor di Dio, sarà forte quanto cazzo vuoi, ma Eddie Hall, se stanutisce, resta lì solo lo scheletro, Cioè, ragazzi miei, non vorrei paragonarmi un Jamal Brown a un Eddie Hall o un After. Cioè, e lì ti fa capire 500 kg di stacco di uno e 500 kg di stacco di un altro, che... Quelle due bestie l'hanno dovuto mettere il corpetto e le fasce per farlo. Jamal stacca con le fasce, senza corpetto gli ha fatto 500, Col cazzo che le fa 500 kg col corpetto, perché Jamal dopo è andato a fare il mondiale col corpetto regular e ha fatto 440 da 500 che faceva sumo. Quindi dov'è la regola? Guardala la gara e rispondimi. Faceva 500, è andato a fare la gara contro gli altri, è arrivato ultimo, è arrivato tra gli ultimi, perché ha 60 kg in meno. Cioè, perché? Perché il regular è più difficile, punto. Cioè è più difficile. È più difficile, ma fai più strada. Quindi. Fai meno strada. Sumo fai meno strada. Sumo fai regular fai più strada. Quindi... E sumo se lo sai allenare. Bene, sfrutti il vantaggio. Parti dritto, leva, alzi i piedi, alzi, stinchi i ginocchi, sei su in cima e poi metterlo insieme. Il sumista ti dice, dai, prova tu allora ad allenare. Ma certo, ma se io mi sono sempre allenato regular, il sumo non lo so fare, che cazzo vuol dire? Cioè, capito? È come se io gli dico un sumista e allora fallo regular. Non ha senso, è logico, tu fai sumo perché c'è la leva, perché ti piace il sumo. Non è che io ti dico... sei una mezza sega perché fai sumo. Ma sei forte, ma sumo fai la gara col sumo, perché il sumo è diverso dal regular. Quello sto dicendo, capito? E non ce ne sono di palle, perché lì da vedere, per quanto la gente ancora ci sono i conservatori. Allora anche Scott Low Bar o High Bar. Quello che io volevo dire. Cosa mi dici dell'High Bar Low Bar? Certo, anche il tuo elite. Però bisognerebbe poi separare tutto. Devi dividere qualsiasi cosa allora. Basta, non più. Ma infatti tu puoi farlo come vuoi. Anche lo stacco, fregato. Ha fregato cosa? Ma vorrei mica paragonare un Nubar, un Aibara, un regular, un sumo. Ma che cazzo state dicendo? No, ragazzi, vabbè, non è paragonabile in quei termini. Non è così diverso. Non ha senso. Però, cioè, però secondo me. Ma allora, ragazzi, ma di che cazzo stiamo parlando? Cioè, noi siamo. Cioè, ma veramente noi siamo gente che allena. Marti, tu sei lì che guardi l'angolino, le robe, e non riesci a vedere la differenza, cioè non riesci a vedere. Io guardo l'angolino. No, nel senso, tu sei molto, arrivando da là, parliamo, lì l'alleni te, cioè stai lì a guardare mille cose, ma si fanno tutti nel powerlifting, è giusto così, e la gente dice che in regola, insomma, che sono due esercizi diversi, possono essere messi insieme, ma che cazzo stiamo dicendo? Ma è una minchiata atroce, scusatemi, do degli imbecilli, ma secondo me è una minchiata atroce. Io posso dirti che a me frega un cazzo se domani mi dicono tu gareggi solo con chi fa sumo perché fai sumo. Che non capisci il cazzo. Ma va bene. Allora, ma cosa sto dicendo? A me, sai che... Ma io ho detto, ma io di tu, è un'ora che parlo, te hai capito solo sta minchiata qua. Cioè, ma veramente, ma mi stai prendendo per il culo cosa? Ho detto che i regular... fanno regola e gareggiare con regola. Insomma, fanno sumo e gareggiano con sumo, non perché uno è peggio o meglio di quell'altro, punto, finisce, perché sono due cose. Va bene. Punto. Cioè non è che ti devi offendere perché tu fai sumo e ti dicono che non gareggi più con i regular. Che risposta di merda è? Ma lui sta scherzando. Era per buttarla a steccare. No, quando si parla di stacco, Luca. Ma come fai a difendere una cazzata del genere? Una che sta lì. Quando parliamo di cose serie, ragazzi, vedi, bisogna parlare così, seri, bravo. Ma io dico, ma ragazzi, ma veramente, cioè, ma sono due esercizi diversi. Chiediamolo al pubblico. Sono due esercizi diversi, punto. Ragazzi, voi che ne pensate di questa diatriba infinita? Siamo curiosi. Poi alla fine io ho fatto la domanda e ho voluto rispondere solo io. C'ho guardato due. No, perché io non ho capito, fai parla un po' che... Allora, sei d'accordo con me? La mia, no, io in realtà ho capito la sua posizione.
io credo di aver capito la tua posizione. Se tu parli di voler capire chi è più forte, siccome sono due esercizi differenti, e su qua penso, sei d'accordo tu, Martina? Io sono d'accordo che sono esercizi diversi. Però io guardo la finalità di gara. Se, e qua è una supposizione, se la finalità di gara è vedere chi alza di più da un peso a terra, a tirarlo su, allora vanno bene entrambe. Perché uno trova la soluzione migliore per tirarlo su. Però io ti dico anche, Greg, allora, vengono fatte tantissime categorie di età, di peso, per cercare di essere più precisi possibili. E poi non mi fai una roba talmente buzzurra da dire dalle mani dentro le gambe alle mani fuori uguale. Cioè, ma figa, ma com'è possibile che questa cosa non sia... Ma, cioè, ma dovrebbe essere logico, penso io. Cioè, io secondo me, io penso che, sinceramente, penso che sia un discorso di... nel powerlifting sono molto conservativi e ogni volta che si cambia una regola tutti storgono il naso, tutti... Ma oramai, cioè anche nello strongman adesso, cioè lo strongman si fa solo regular. Cioè la gente... Stanno aprendo un po' di mente, stanno iniziando a fare le gare. C'è il sumo, lo fanno fare il sumo, lo mettono per i cazzi loro. Ma lo vedono, ma perché... Cioè secondo me, ma se tu prendi qualsiasi persona normale che non capisce un cazzo di palestra e gli dici fai questo, fai regular, fai sumo, e lui in automatico dirà, gli dici ma secondo te... se volessi fare una gara cosa faresti? Questo farei questo, ma sarebbe giusto che lo fai che fate insieme sia questo che quello, ti dici no, nel senso sono due cose all'occhio di uno che non capisce un cazzo, lo vede subito che è diverso. Cioè come fanno a pressa fanno non è come fanno a pressa fanno squat, ok, è come fanno a pressa prendo una pressa stretta, una pressa dove sei più forte, capito? Non te l'ho detto, se tu ti metti, quando tu fai regola, sopra, tu metti, adesso noi usiamo tanto il corpetto così, quando tu ti punti che c'hai le mani dietro, dentro, la senti la leva, che è molto più favorevole, quando ti cominci a entrare, che le cacci dentro, minchia, capisci che li cominci a pesare, è palese che non si possono mettere insieme. Poi c'è tutto un discorso che tanti anni che si fa powerlifting, tanti anni che si gareggia insieme, tanti anni che le categorie, che i record tutti sono stati scritti in una certa maniera. Poi io non sto dicendo che i sumo sono avvantaggiati, i sumo tutti fanno sopra, ci sono dei record pazzeschi regular, gente che stacca solo regular, Marzolla fa regular, tipo Marzolla fa regular e fa dei numeri pazzeschi. Quindi non è un discorso di più forte meno forte, ti dà di più ti dà di meno. Io sto dicendo sono due cose diverse e nessuno può dirgli sì, no, sì, perché siano diverse, ma che siano diverse l'abbiamo già appurato. La mia domanda è ok, sono diverse, è giusto metterlo insieme? Secondo me no, però boh, ognuno c'ha la propria idea. Io ripeto, rimango dal fine. Se tu vuoi classificare chi è più forte in un esercizio, appurato che siano diversi, ci sta. Uno vuole vedere chi è più forte di sumo, allora ok. Se io voglio vedere chi alza, chi stacca di più, un peso da proprio non stacco come esercizio, ma proprio chi stacca di più da terra, con dei parametri, ripeto, e allora lì... Anche perché ad oggi i body sono anche forse abbastanza misti. Tipo io penso alla meno 57 senior, allora meno 57 senior la vince una sumista e questo è vero, però quando io gareggiavo in meno 52 vinceva sempre una che faceva regular, Giulia Grechi si chiama, sicuramente se siete del settore la conoscete, è fortissima, forse ha fatto, il massimo che ha fatto è stato 195 regular. Ha fatto 200 al mondiale, 190. Io ho in mente forse un 195 alla gara dei, al God of... King of Deadlift. Al King of Deadlift, quando stava con i Vikings Veneto. E quindi dico, secondo me forse i podi sono anche abbastanza misti, quindi al fine della competizione chi solleva di più, andare a dividere sumo e regular effettivamente non cambia? Sì, perché magari c'è anche un discorso, una cosa di partecipazione, forse un po', no? Cioè se tu cominci a dividere la cosa... Troppo divisa per categorie con poche persone. Capito? Un po' come nello strongman, le femmine fanno più 64 meno 64, capito? Perché sarebbe più giusto logicamente fare. Guardate che riavvio perché sennò. Che cazzo stavo dicendo? È nello strongman? Cioè più 64 meno 64. È logico che se uno pesa 140 e in più 64 e uno pesa 64 non ha alcun senso. Eppure sono così, perché? Perché chi cazzo lo fa strongman di donne? Cioè, dove la trovi una donna che ti alza le pietre? Sì, c'è qua di dietro quella che ti alza le pietre, la Ellie, poi beh, cioè, trovi una su me. Ne trovi una su un milione, capito? Che ti prendi, fa quelle robe lì, che hanno quella forza, ma anche quella,
quella voglia di imparare a fare quelle cose lì, perché sono molto difficili, molto dolorose, molto, cioè, molto tra virgolette da uomo, capito? Sì, cioè, sì, sono sì, di palle. Per dirti, io quando... avrei provato volentieri a fare una gara di strongman, però l'idea che io peso 57 andare contro una che pesa 64 kg, cazzo, sono svantaggiata tantissimo, neanche ci provo. Lì serve che, arrivi gente nuova, cioè, serve sicuramente, che si riempia. Sicuramente, secondo me, questa cosa nel fatto sumo regular un po' grava, cioè nel fatto che non viene diviso un po' grava. Sulla partecipazione, perché dici ok, li dividi, cosa fai? Sul fatto, sul non, cioè, non se, scegliere se, di dividere. Anche tu metti una completa, panca stacco, panca squat, li puoi tenere. Sì. Poi cosa fai? A livello organizzativo, come fai? A livello organizzativo prima è partecipazione. Quindi magari anche, cioè anzi senza magari, sicuramente un po' c'è di mezzo anche quella cosa lì, capito? Sarebbe molto più impegnativo, ruberebbe molto più tempo, soprattutto ci sarebbe molto meno gente, siccome, cioè avrebbero categorie già molto più vuote, che già ce ne sono categorie vuote. E siccome la maggior parte magari nel powerlifting staccano sumo, magari uno cambia categoria per pigliarsi il podio, perché magari sono in tre o in due. Certo, potrebbe succederebbe anche questo, dopo si creino cose del genere. Niente, è un argomento molto interessante, comunque secondo me da adito a buoni dibattiti, perché alla fine una domanda, cioè, se lo chiedi agli strongman questo qua si porta fuori il cervello, Andreone, Ale, così qua va fuori il cervello. Ma perché lo strongman fa solo regular? Certo, sumo negli strongman lo puoi vederlo, sumo lo odio. Ma proprio per regola non c'è? No, non esiste, non esiste. Cioè, se io arrivo lì e faccio, cioè, sumo, secondo gli strongman il sumo non è stacco. Ma se uno lo fa sumo in gara viene squalificato? No, non lo fa nessuno. Ma perché non puoi per regolamento? Ma a parte che non lo fai, a parte che non è... Cioè, ma nel regolamento non puoi? Sì, nel regolamento non puoi. Ma è un, tra virgolette, disonore per lo strongman. Anche quasi città. Ah, un disonore far sumo per lo strongman. Religiosità, no? Perché per loro lo stacco è uno, è quello con le fasce. E la è regular, capito? Poi c'è la ma perché di base forse che dopo realisticamente se tu vedi tipo la Rogue, le ultime gare che ha fatto, alcuni stacchi sumo mascherati ci sono, tipo hanno fatto la prova delle, che non è proprio uno stacco sumo perché era una prova di presa, però staccavano sumo e poi tenevano la sfera, oppure anche la power stair, portano su questi pesi dalla scala e fanno uno stacco sumo, lo mettono su stacco, capito? Però non è gara di stacco, capito? Ok. Però ogni tanto il movimento sumo, perché lo strongman è completissimo, capito? Quindi un po' un simile stacco sumo c'è. Però diciamo che loro è un po' religiosamente vietato, no? Mm-hmm. Perché per loro è barare. Metto il caricatore. Qua è attaccato qualcuno? Non si è più attaccata, vero? Sul telefono? L'ho attaccato alla parte, ma... Ok, attacco il mio. E bene, dai, direi che l'argomento si è risolto. Siamo tutti d'accordo, giusto? Io tutti d'accordo, sono incazzatissimo. Dopo questa, se si parla di stacco, ragazzi, si litiga, c'è poco da fare. Bene, dai, io direi che è stata una bella chiacchierata. Ci è piaciuta. Intanto siamo quasi arrivati. Figa volata, eh? È un'ora. Quanto cazzo abbiamo parlato? Un'ora? Un'ora, sì, un'ora. Vedi che è stata una bella idea. È stata un'ottima idea. Noi stiamo facendo video per passare il tempo, letteralmente, ragazzi. Sta funzionando. Bene, noi ci vediamo ragazzi in un prossimo video, ringrazio tutti. Ellie è viva? Cosa dorme? 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 Sonnellina, sfuma le palle. Lei. Beata lei. Bene ragazzi, ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi. Ciao.